Allora, Baldino, voglio inserire in questa discussione, perché inevitabilmente è andata così, diciamo, all'interno di quello che stiamo dicendo, con l'arresto di Messina Denaro e le intercettazioni, le polemiche, sono due temi che si sono inevitabilmente intrecciati. Oggi c'è un'intervista a Di Matteo su Repubblica che tra l'altro torna sul tema dell'ergastolo ostativo. I mafiosi tenteranno la spallata all'ergastolo ostativo, dice Di Matteo. Su questo si giocherà la partita decisiva tra Stato e Cosa Nostra, perché anche chi non si è pentito non si rassegna all'idea di morire in carcere. Dice Di Matteo che bisogna stare attenti, ci potrebbe essere una ripresa comunque e anche una reazione da parte di Cosa Nostra, anche se non più, diciamo, sotto forma di stragi, ma non lo può escludere. E poi c'è tutto il tema delle collaborazioni. Insomma, Di Matteo è stato ed è molto, molto critico nei confronti, ovviamente, del ministro Nordio. Allora, intanto mi lasci dire che nei primi 100 giorni questo governo si è messo contro praticamente tutte le categorie, i magistrati, i benzinai, i pensionati con il pasticcio che hanno fatto sulle pensioni. Quando però diciamo i magistrati, non diciamo i magistrati, perché ci sono magistrati, chi si è messo contro, chi non si è messo contro. Allora, come mai questa retromarcia e questa necessità di distinguo da parte della Presidente del Consiglio, che ricordo... Perché i toni, forse, come diceva Valerio, non sono esattamente quelli che da ministro, no? Esatto, e quindi evidentemente hanno infastidito una categoria. Io ricordo peraltro che Nordio la categoria proposto... basta poco, mi scusi, per essere infastidita, glielo dico, perché negli anni non ho mai visto la categoria non infastidita. Guardi, abbiamo governato anche noi, quindi esatto. Non mi dice niente di nuovo, però di fatto nel momento in cui si fanno alcune dichiarazioni come quelle che ha reso il ministro Nordio durante la sua informativa alla Camera, quando dice che non bisogna appiattirsi sulle posizioni dei pubblici ministeri, La subalternità, la quiescenza, adesso non ricordo esattamente che parole usa. Io ricordo, stavo dicendo, che la Presidente del Consiglio ha proposto il ministro Nordio l'anno scorso come proprio candidato alla Presidenza della Repubblica. Sì, cioè, era fra i nomi. E presiede il CSM, il Presidente della Repubblica. E abbiamo visto di dichiarazioni improvvide del ministro Nordio, ce ne sono diverse, non soltanto quella ormai arcinota resa proprio su questo canale, esatto, l'hanno anche votato, su questa rete i mafiosi non parlano al telefono, ma io ne ricordo anche un'altra, qualche tempo fa disse che l'efficacia deterrente della pena non esiste, che chi delinque di fatto non va a spulciare il codice penale prima di commettere un reato, quindi l'efficacia deterrente della pena non esiste. Questo vuol dire mandare in fumo anni e anni di teoria generale della pena, anni e anni di studi di diritto, di teoria generale della pena, dove si parla appunto dell'efficacia generale, general preventiva delle pene appunto. Queste sono dichiarazioni improvvide da parte di un ministro, perché allora vuol dire che se la pena non ha efficacia, ad esempio per i reati di corruzione, perché lui in quel caso si riferiva ai reati di corruzione, quando con il decreto Rei vanno di fatto reso più agevole per i condannati per corruzione accedere ai benefici penitenziari, di fatto togliendoli dal catalogo dei reati ostativi, vuol dire che l'efficacia deterrente della pena non funziona nemmeno per i reati per i quali loro hanno previsto pene abnormi, come l'invasione di edifici nel decreto Rave, per esempio, un decreto assolutamente illiberale e contrario alla posizione del ministro Nordio, dello stesso ministro Nordio, che prevede una pena enorme o superiore a 5 anni per chi, insomma, organizza i rave party e per i quali peraltro sono previste anche le intercettazioni che il ministro Nordio ha dichiarato più volte di poter depotenziare. Ora, chiaramente, passando da una posizione di tecnico, come diceva lei, a una posizione di ministro e quindi di politico di fatto, si trova a scontrarsi con una parte del governo che sconta anch'essa il passaggio da opposizione al governo. Al governo e a maggioranza, una maggioranza composita dove le posizioni non sono chiare. Quindi questo che cosa ha significato? Di fatto abbiamo assistito a una Nordio-teoria che cambia a seconda dei passaggi. Prima Nordio che dice le intercettazioni, rispondendo a una domanda, dice i mafiosi non parlano al telefono e non parlano neanche in aperta campagna perché ci sono i direzionali. Poi dopo dice, per fortuna aggiungo io che è subentrato l'arresto di Messina Denaro, perché evidentemente ha fatto sì che alcune posizioni venissero edulcorate, diciamo così.
Quindi nel momento in cui subentra l'arresto di Messina Denaro dice no, però noi non interveniamo rispetto ai reati di mafia e terrorismo. Dopodiché in aula dice aggiungiamo anche reati satellite senza annoverare quali siano i reati anche satellite, senza menzionare. L'ha specificato ieri sera che ci sono anche quelli di corruzione. Ecco, questa è la Nordio teoria numero 4, quindi abbiamo visto un'evoluzione del Nordio pensiero. Ora noi chiediamo, vorremmo sapere a quale teoria di Nordio dobbiamo fare riferimento, perché io ho reputato molto gravi le dichiarazioni in replica che ricordavate prima del ministro quando diceva che noi abbiamo una visione panmafiosa. Noi non abbiamo una visione panmafiosa, e mi lasci dire proprio da avvocato, il garantismo non è appannaggio di una certa parte politica, perché tutti quanti rispettiamo la Costituzione, l'articolo 24 e l'articolo 27 della Costituzione. Io sono garantista. Però questo non vuol dire negare che purtroppo ci sono interi pezzi di Stato in cui la male mafie si sono infiltrate attraverso i reati, attraverso la corruzione. Questo ce lo dicono, ce lo dice la reazione della DIA, ce lo dicono i magistrati che tutti i giorni operano nel settore, ce lo dicono le cronache. Quindi se vogliamo affermare la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata di stampo mafioso, prima di tutto non dobbiamo abbassare la guardia rispetto a reati che sono reati spia dell'infiltrazione della mafia nella pubblica amministrazione. Però, perché l'abbiamo ieri detto sera più lo volte. Ha ripetuto, cioè io l'ho ascoltato perché volevo ascoltare proprio domande fatte dal collega su questo, e lui ha ripetuto che era quindi... Diciamo, faccio fatica a capire il cortocircuito, ma comprendo che alcune cose, diciamo, sono uscite. Ma io in maniera, allora guardi, cioè, che le dico la verità, non ho seguito l'intervista di ieri sera del ministro Nordio, no, ma è stata proprio a domanda precisa seguito, anche sui reati satellite. Ho seguito tutta l'evoluzione del suo pensiero e ho visto che è cambiato più volte. Quindi no, io proprio da cittadina. Lei dice qual è? No, qual è la posizione effettiva così, del governo rispetto ai reati qual di corruzione? È la posizione? Allora, torniamo, diciamo, al tema che ci portava anche all'abuso d'ufficio. Baldino, forse voleva dire una cosa. Io volevo dire semplicemente che sull'abuso d'ufficio chi è intervenuto recentemente per delinearne ancor meglio i contorni ed evitare che sia un cappio al collo proprio degli amministratori locali, principalmente i sindaci che si trovano a dover prendere delle decisioni importanti, è stato il governo Conte 2. Quindi da questo punto di vista guai a darci veramente dei giustizialisti, perché tutto siamo tranne che quello. Noi abbiamo semplicemente una visione sul tema della giustizia e non riusciamo, io non riesco a comprendere come da una parte si faccia, diciamo, del garantismo la propria bandiera e dall'altra parte quando non riguarda, il tema non riguarda la categoria della classe dirigente, dei politici, allora si può essere tranquillamente giustizialisti, come abbiamo visto ad esempio, faccio l'esempio, gli spacciatori, dicevamo prima gli organizzatori dei rave party, ma anche gli stessi amministratori locali che non fanno, o politici che non fanno parte della propria classe politica. Parte. Abbiamo visto il caso Soumahoro, che è stato cavalcato dalla destra proprio in ossequio al più becero, come lo chiamano loro, giustizialismo. O potrei citare il caso di Virginia Raggi, che è stata sbattuta su tutti i giornali da parte di esponenti politici della destra. Che avete contribuito a creare voi nel primo Movimento 5 Stelle, guardi, quando Di Battista con la piovra dietro aveva tutti diciamo, appunto, gli esponenti non condannati, indagati. Io credo è un che indagato, abbia anche chiesto scusa, ma Di Battista, sì, assolutamente per quella, sì, per quella cosa lì. Però, non posso dire, però rispondere di quello che ha fatto, no, Di Battista. No, però il Movimento 5 Stelle ha contribuito a questa roba qui, il primo Movimento 5 sì. Stelle, poi è giusto secondo, ricordare, su Bibbiano, però il Movimento 5 Stelle poi stelle ha avuto in qualche modo un'evoluzione, no? Lei mi sta citando tutti errori di comunicazione, a mio avviso. Quello su Bibbiano è stato terribile e io fui la prima a dirlo, ma già in tempi non sospetti, perché assolutamente non era un accostamento da fare in quel momento.
Quindi dico questo, che alla fine, alla prova dei fatti, il Movimento 5 Stelle è vero che ha delle posizioni molto nette rispetto ai reati di corruzione, perché abbiamo ritenuto che lo Stato, fino a un certo punto, fosse stato troppo morbido con chi corrompe e si faceva corrompere, abbiamo ritenuto che purtroppo, e lo riteniamo ancora, i reati di corruzione sono l'avamposto delle mafie attraverso i quali irrompe all'interno della pubblica amministrazione e fa i suoi affari, visto che le mafie non sono più quelle che sparano, che fanno le stragi, per fortuna, aggiungo io. Rispetto alla questione dell'ergastolo ostativo, io dico questo, che lo Stato ha un preminente interesse a fare sì, ha valutato di avere, quando è stata introdotta la legislazione antimafia e la legislazione sull'ergastolo ostativo, lo Stato ha ritenuto di avere un preminente interesse a far sì che l'istituto della collaborazione funzioni. Per questo è stato introdotto l'ergastolo ostativo. In questo modo, così come è stato modificato oggi, invece di fatto è un incentivo alla non collaborazione. Di fatto, perché è più conveniente non collaborare piuttosto che collaborare. Sì, però viene applicato collaborazione... poi anche ad un anarchico come Cospito, di cui parlavamo prima. Guardi, c'è anche l'appello oggi di Cacciari. Ma Cospito è il 41 bis, l'ergastolo ostativo al 41 bis, non si applica. Quindi quello è un altro caso. Allora, Cospito vuole mettere in discussione, vuole chiedere, giustamente legittimato a farlo dal canto suo, allo Stato di mettere in discussione il 41 bis. La mia forza politica si oppone a questo, perché noi riteniamo che il 41 bis invece sia necessario per colpire chi, per punire chi si è macchiato di reati gravissimi come il terrorismo e come la mafia. Quindi Cospito non ha questi reati, altri reati. Ma se al 41 bis vuol dire che altri reati, ma non ha questi reati. Ma quali sono i reati per cui è condannato Cospito? Se al 41 bis vuol dire che si è macchiato di reati gravissimi. E per chi sta al 41 bis non si applica il regime dell'ergastolo ostativo, perché il 41 bis è già ostativo nella concessione dei benefici penitenziari. Questa storia, ecco, di Conte poi a Cortina è alle vacanze da miliardario e tutto quello che sappiamo, poi tra l'altro è una storia che è entrata anche nel reddito di cittadinanza, polemica politica anche lì, come fa uno che va a fare le vacanze miliardarie a Cortina poi a preoccuparsi di andare in mezzo ai poveracci per il reddito di cittadinanza? Allora, a parte, io devo precisare una cosa, non per fare l'avvocato di Conte che non ha bisogno... Io voglio dire una cosa, che Baldino parla così sottovoce perché anche lei è vittima di un'influenza e del freddo, e quindi non è che... Purtroppo... non voglio fare l'avvocato di Conte, che non ha bisogno, perché è avvocato anche lui. Però voglio dire una cosa, Giuseppe Conte di fatto ha vissuto, non è stato stipendiato dalla politica fino a quando poi non è stato eletto adesso, quindi lui dopo che è uscito da Palazzo Chigi non ha neanche ripreso la sua attività professionale e si è dedicato alla politica, pur sapendo e anche ha rifiutato più volte candidature dai seggi suppletivi alla Camera, pur sapendo di non prendere un euro, e si è messo al servizio del Movimento 5 Stelle, un Movimento 5 Stelle che non godeva nemmeno di buona salute, anche per colpa di chi, diciamo, prima non si è assunto le sue responsabilità. Ora, fare i pauperisti dicendo prendere i soldi per andare a Cortina, stipendiamo ancora i parlamentari, quando se il motivo del divorzio tra 5 Stelle e Rousseau è stato proprio un motivo economico, ecco, mi sembra un po' un controsenso, quindi me lo lasci dire un po' così per rispondere a quello che abbiamo sentito. Per quanto riguarda la polemica di Conte a Cortina sul reddito di cittadinanza, io dico, per difendere la classe meno agiata non bisogna per forza essere poveri, per fortuna, perché altrimenti che facciamo? Veramente una divisione classista della società, il povero sta col povero, il ricco sta col ricco, se sei ricco non puoi parlare di povertà perché non sei credibile. No, assolutamente, anzi, io... Però eravate voi che chiedevate il redditometro... per scoprire se i politici erano ricchi. Se i politici si arricchivano con la politica, è un altro discorso, è un altro discorso. Per scoprire se i politici, perché noi abbiamo sempre pensato che attraverso la politica non ti devi arricchire, perché evidentemente io sono parlamentare, sono al secondo mandato, non mi sono arricchita con la politica. Se ti arricchisci con la politica, evidentemente hai altri redditi, percepisci un altro tipo di, diciamo, compenso che esula da quello che però lo Stato ti dà. Però non è così, perché alla base della retorica dell'uno
quello che devi fare. C'era la tesi di Grillo, quindi, secondo cui diceva che il ministro dell'economia doveva essere una madre di famiglia, perché solo la madre di famiglia capisce i problemi delle famiglie che non arrivano, allora, a fine però, mese, non il grande economista, il grande industriale, perché Valentini, lui io non posso, cioè, è noi siamo garantito e quindi io non può comprendo risolvere. Comprendo il vostro tentativo di mettermi di fronte di fatto a delle dichiarazioni di 15 anni fa, 20 anni fa. Io rispondo di quello che è il Movimento 5 Stelle oggi. E oggi, anche alla luce però, orgogliosamente, di quello che il Movimento 5 Stelle ha fatto quando è stato al governo, sia sulla giustizia e sia, ad esempio, sul piano del sostegno alle fasce più deboli. Il reddito di cittadinanza è stato, secondo me, una rivoluzione. Poi deve essere migliorato, noi siamo i primi a dire, andava fatto un check, diciamo un tagliando dopo i primi anni di applicazione, essendo stata la prima volta che in Italia si sperimentava una misura del genere. In due anni di pandemia, io questo lo ricordo sempre, perché il periodo esatto, quindi nel corso della pandemia, infatti, diciamo che sicuramente le regioni ci hanno messo il loro e questo è innegabile, basti pensare che in Regione Calabria adesso stanno facendo le assunzioni per i centri per l'impiego. Perché la parte, diciamo, deficitaria è stata lavorativa. Quella delle politiche attive, possiamo dirlo, però dall'altra parte io non vedo oggi qual è la ricetta del governo, perché il governo che ha sei mesi di tempo, questo lo dobbiamo che dire, sei mesi no? di tempo. Sono diventati 6-7 quanti a luglio, adesso Cattaneo ci lo dice, quindi a luglio. Sono sei mesi di tempo di fatto per fare in modo che 700.000 persone trovino questo lavoro che la Meloni ci dice esistere. La Meloni l'altra volta diceva non capisco quelli che dicono la Meloni ci manda a rubare perché non prendono proprio in considerazione l'idea di andare a lavorare. Ecco, questa è una considerazione corretta se questo fosse il nostro paese, fosse l'Arcadia, fosse il paese delle meraviglie dove tutti quanti trovano un lavoro purché sia, anche se non è il lavoro dei propri sogni, ma purtroppo abbiamo visto che non è così, altrimenti non ci sarebbe stato questo tasso di povertà dilagante che c'è ancora, nonostante il reddito di cittadinanza, anche a causa della pandemia e della crisi economica, del caro energia e dell'inflazione che adesso e tra l'altro ieri c'era questo dato di tante persone, adesso non ricordo il dato esatto, che lasciano il lavoro per cercare un lavoro migliore in qualche modo. È il fenomeno della Great Resignation che si è sviluppato dapprima negli Stati Uniti e da lì si sta stendendo a macchia d'olio in tutto il continente di fatto, perché la pandemia... Cioè lasci un lavoro che hai senza rete, ecco, senza averne già un altro. Attenzione, i dati non dicono questo. Questa è una delle interpretazioni del dato, diciamo un'interpretazione molto polarizzata, perché in realtà... l'aumento delle dimissioni è stato è coinciso con un periodo in cui c'è stato anche un grosso aumento delle nuove attivazioni di lavoro, quindi la cosa più probabile è che semplicemente c'è stata tante persone che hanno trovato un lavoro migliore. Ma anche uno che migliore. Si fa due conti e dice se devo guadagnare così poco, io, visto che secondo me i due anni di pandemia invece hanno cambiato molti di noi, hanno dato una percezione delle priorità, hanno detto sai che c'è, se devo guadagnare questo io il mio tempo, che non è infinito, lo uso anche per stare più famiglia. No, questo non c'è dubbio, però c'è stato un grosso, nello stesso periodo, i dati del Ministero del Lavoro di fine dicembre hanno dimostrato come ci sia stato anche un enorme aumento delle attivazioni, che è stato maggiore rispetto a quello delle dismissioni. Quindi, tendenzialmente, diciamo che più o meno c'è stato un saldo zero facendo una tara. Sì, però questo è un fenomeno diverso. Cioè, il tema delle grandi dimissioni è un tema reale. Che in America? No, ma esiste qui ancora, nel nostro qui ancora paese. Va capito com'è. Si sta estendendo a macchia d'olio anche nel nostro paese, sta arrivando. Cattaneo, voglio sentire Cattaneo sulla sfida di questi. No, solo per concludere, e poi... lascio la parola. La politica deve rendersi conto delle evoluzioni che sono in corso nel mondo del lavoro, altrimenti quando smetterà di prendersela sul reddito di cittadinanza troverà colpevole, ma non risolverà il problema. Il reddito di cittadinanza, perché i salari sono troppo bassi, il lavoro è precario e quindi la gente si rende conto di quali sono oggi due conti, sta a casa e passa sul reddito di cittadinanza. Grillo ha una ricetta su come intervenire su alcuni temi. Settimana corta e super tasse ai ricchi, 4 giorni di lavoro a settimana, dice Beppe Grillo, dove è stato sperimentato funziona, e una patrimoniale fino al 5% sui multimiliardari permetterebbe di sollevare 2 miliardi di persone dalla povertà. Allora, sì, arrivo su Grillo anche perché la sua proposta della riduzione dell'orario di lavoro è nel nostro programma elettorale.
Quindi ci sono dei tratti ancora che... Esatto, sì, è certo, altrimenti... Osservando proprio quello che accade negli altri paesi, segnalo peraltro che Francia e Germania in particolare, ha nel suo ordinamento il riscatto gratuito degli anni di studio per i giovani, e questa è una pratica che potremmo replicare nel nostro paese per proprio dare una risposta ai più giovani, visto che se ne parla tanto e poi nessuno fa niente. Io volevo dire che due per cose. Per 5 anni però volevo non dire, avete fatto. Volevo dire due perché cose. La Germania ce l'ha da guardiamo anni avanti. Questa cosa. Volevo, due cose. Vorrei dire due cose a Cattaneo. Intanto dire che ci sono sistemi sanitari da cui la gente scappa per andare verso altri sistemi sanitari. Non è una vittoria per alcune regioni, ma una sconfitta per lo Stato. Prima cosa che ci tengo a dire da calabrese. Poi, seconda cosa, la visione di questo governo sul lavoro è molto chiara. Noi abbiamo sperimentato decenni di liberalizzazione dei contratti e non hanno funzionato. Questo esperimento della liberalizzazione, della flessibilità, ultimo il Jobs Act, non ha funzionato, ce lo dimostrano i dati. Quindi quello che abbiamo fatto noi è andare in controtendenza con il decreto dignità, che adesso loro vogliono smontare, perché il loro disegno è lavoro povero, lavoro precario, lavoro da sfruttamento. Allora, in questo modo non ha senso introdurre un finanziamento per chi si sposa in chiesa per dire incentiviamo al matrimonio a fare i figli, perché i figli non li faranno mai le giovani coppie se non hanno un lavoro precario e non hanno un lavoro con un salario dignitoso. Quindi è qui che bisogna intervenire. Per questo noi diciamo che questa ricetta del centrodestra sulla precarietà, i voucher e un salario che non accenna ad aumentare, perché loro si sono dichiarati con una mozione, l'hanno scritto nero su bianco, contrari all'introduzione del salario minimo. In questo momento, col potere d'acquisto delle famiglie che sta perdendo valore e con un'inflazione al 12%, è una ricetta sbagliata. E noi ci opponiamo a questa ricetta, ma facciamo delle nostre proposte e preghiamo il governo di accoglierle.